E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, sono XMetro96 e oggi ragazzi siamo qui con un'anteprima molto speciale sul mio canale, perché appunto vi mostrerò tre veicoli che dovranno uscire in futuro con i prossimi aggiornamenti. I veicoli che ho scelto oggi sono tre veicoli super, quindi diciamo quelli più tamarri e più belli e più veloci. E fatemi sapere giù nei commenti se volete altri video di questo genere, perché non usciranno solamente questi veicoli, ma ci sono anche sportive classiche, SUV, fuoristrada, perciò fatemi sapere nei commenti se volete vedere anche quelli. Faremo prima ragazzi un test di velocità e dopodiché faremo un piccolo tracciato per darvi le mie prime impressioni sui veicoli. Andiamo subito a testare il primo veicolo ragazzi. La prima auto che andremo a provare ragazzi è l'Outarch. Quest'auto mi è piaciuta tantissimo, devo dire che ha una buona velocità, ovvero 125 miglia massimi. Mettendola a confronto con altre super, posso dire che diciamo che di solito le altre super più veloci raggiungono massimo 130-135 miglia, quindi 125 miglia sono buoni. Questa auto nel tracciato mi ha ricordato molto la guida di una R7B o di una Wagner, appunto perché ha una buona manovrabilità, ma è anche molto stabile, ovvero non se ne va in curva. Penso che quest'auto sia anche molto utile nelle gare GP come questa, diciamo, e non magari in gare rettilinee, perché appunto la velocità di punta non è eccellente. Facendo un esempio, dico, magari non è il top su congestione ad alta velocità, che è una gara della Roxar dove ci sta molto rettilineo. Penso che ha anche un ottimo sound, e cosa dire, su questo tracciato siamo riusciti a girare in 59 secondi e 6. La seconda auto che ho provato ragazzi è la Comet SR. Quest'auto a me particolarmente è quella che mi piace di più tra le auto che dovranno uscire, dico esteticamente perché è molto molto bella. Di velocità massima sono riuscito a raggiungere 120-125 miglia, diciamo. Già quei 5 miglia in meno si sentono leggermente, ma non è quello il problema. Il problema è che nel tracciato mi sono accorto che l'auto perde un po' di posteriore, infatti ho dovuto frenare su alcuni punti per non farla andare appunto sulla curva. Penso che questa sia un'auto meno ideale appunto per le gare, e inoltre penso che il sound di quest'auto sia molto bello, però solamente quando va a palla il motore, ragazzi, e non magari a questa velocità attuale. La terza auto che ho provata appunto è la Neon. Si tratta di un'auto elettrica. Ebbene, come sappiamo, tutte le auto elettriche hanno una buona accelerazione, cioè sono fortissime in accelerazioni, ma in velocità massima non sono niente di che. Appunto, sono riuscito a raggiungere solamente 115 miglia, che è pochissimo. Io penso che quest'auto non è un'auto appunto da gara, perché basta un minimo di rettilineo che il vostro avversario magari vi superi. Inoltre devo dire che con quest'auto mi sono trovato veramente male, cioè perde ancora di più della Comet in curva, quindi non ha una buona manovrabilità. Quindi penso che questa sia un po' una spesa inutile se la volete acquistare. La consiglio solamente se avete soldi da spendere, cioè i big money. Magari avete l'account moddato, acquistatela se volete cazzeggiare e non avete niente da fare. Comunque ragazzi, il video di oggi può concludere qui. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un pollice in su se vi è piaciuto, commentate e bella!